Ciao ragazzi, questo è il pod talk numero 2. Siccome appunto per la stagione non possiamo passare tanto tempo fuori quanto passavamo in primavera e estate, abbiamo pensato che questo format è perfetto anche perché sembra molto apprezzato. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di allevamento familiare di galline e come questo può essere la chiave per un primo impatto sostenibile al mercato. La mia esperienza è iniziata 4 anni fa quando decisi con mio padre di prendere quattro galline da tenere in giardino e costruimmo anche un frigorifero, cioè un pollaio, era appunto costruito con un frigorifero del ciclo, che era abbastanza grande per contenerle tutte e quattro. E quello che mi piaceva molto era che io con relativamente poco impegno, beh, con qualche minuto al giorno, giusto per controllare se c'era acqua o mangime, raccoglievo appunto un prodotto di eccezionale qualità, perché le galline fanno indicativamente un uovo al giorno, a seconda poi anche della stagione. Per niente paragonabile a quello della grande distribuzione degli allevamenti intensivi. Un'altra cosa che mi piace molto dell'allevamento di galline è che ciò di cui noi facciamo uno scarto per loro diventa una materia prima fondamentale per integrare la loro alimentazione. Per fare un esempio, se andiamo nell'orto a raccogliere un casco di insalata o qualche cavolo, le foglie esterne che noi non consumiamo diventeranno per loro una prelibatezza che andrà poi appunto a migliorare ulteriormente la qualità e la bontà dell'uovo. Oltre agli scarti vegetali, anche i gusci delle uova possono essere un importante integratore. Possiamo semplicemente ridargli i loro stessi gusci dopo averli rotti, magari anche sbriciolati, loro li rimangeranno e andranno così a comporre i nuovi gusci per le uova dei giorni successivi. Questo secondo me è un ottimo esempio di economia circolare. Un'altra cosa che non avevo considerato quando ho deciso di prendere quattro galline era la possibilità di affezionarmici. È così perché si è creato veramente un rapporto di fiducia, cioè io mi impegno per allevarle in modo degno e loro mi ripagano tutti i giorni con appunto le loro uova. E poi conoscendole ho scoperto anche che ognuna di loro ha un carattere diverso, ci sono quelle più curiose e quelle più timide, e comunque è una cosa che non avrei immaginato, perché le reputavo più o meno tutte uguali e comunque avevo un'immagine di questo animale abbastanza distorta, finché non ho deciso di allevarlo io in primis. E poi un altro punto a favore dell'allevamento familiare è che è estremamente semplice. Ripeto che con pochi minuti al giorno è possibile avere questo prodotto e far stare gli animali molto meglio di come starebbero in un grande allevamento intensivo. Perché non è più sostenibile? Perché le galline, se allevate in quel modo, tutte fitte, hanno una serie di problemi come lo stress, appunto, che viene generato dal sovraffollamento, poi anche le malattie che devono essere curate ovviamente con degli antibiotici che poi ci becchiamo noi, oppure per esempio anche il fatto della produzione di mangime e dello smaltimento delle deiezioni, capite che questa enorme macchina, questa enorme industria non è più sostenibile, non tanto quanto sarebbe se si trattasse di piccoli allevamenti familiari. Le galline che tengo in giardino non creano alcun problema e non hanno neanche bisogno di medicinali, poiché vivendo all'aria aperta e con spazi, diciamo, degni, non abbiamo alcun tipo di problema di salute degli animali. Quindi io mi immagino, anzi vi porrei un invito, immaginatevi se ogni famiglia che ne ha la possibilità, ovviamente non lo chiederò a chi vive in condominio, ma ogni famiglia che ha un giardino, che vive in campagna, decidesse di allevare le loro quattro galline per prodursi appunto un alimento e smetterlo di comprare dai supermercati e degli allevamenti intensivi. Questo sarebbe un grande impatto green, una bella scossa al mercato, perché farebbe capire ai produttori che appunto questo metodo di allevamento non è più sostenibile. Vi lascio con questo invito, ragionateci, vedete se volete iniziare ad allevare o volete anche solamente informarvi più a fondo riguardo alla questione. Io rimango disponibile per qualsiasi vostra domanda, curiosità e consiglio. Io ho 4 anni di esperienza, quindi ve la posso mettere a disposizione, spero che sia sufficiente. E niente, ci vediamo al prossimo video, sarà suppongo un pod talk numero 3, non sappiamo ancora su cosa, ma vi lasciamo un po' in hype. Quindi bella ragazzi, al prossimo video!